Senti un po', ma quando lavoravi con Anna Magnani, anche lei era una donna dal carattere. Guarda, molto non è, beh, mi dispiace doverti dire, con tutto il rispetto che ho per la Magnani, che quando la Magnani lavorava con me. Hai ragione. Ecco, hai appunto, ragione, perché io nei primi film, Campo dei Fiori, L'ultima carrozzella, insomma, lei. Beh, prima ancora c'era stato Roma Città Aperta. No, Roma Città Aperta è venuto per quarto film. Per quarto film, che poi appunto fu quello presa che... con la mia ammissione, perché ero il protagonista, eccetera, eccetera. Quindi ogni cosa doveva avere il mio nulla osta. Certo. E che perfino sulla reclame, poi invece si è cambiato tutto per la solita storia, che niente, che non rispetta nessuno le clausole contrattuali, ed è ridicolo pretendere che siano mantenute in un secondo tempo. La dico subito, a proposito di Città Aperta, che sono stati premiati tutti, meno che io. Ma non è, a me il premio forse me l'ha dato il pubblico di tutto il mondo, ma poi non è che io sia entusiasta di Roma Città Aperta, non lo sono mai stato, intendiamoci, per me ha avuto un successo più che altro di contingenza. Sì, c'era qualche cosa, ma insomma, quando mi fu proposto era soltanto un cortometraggio, un certo tuttavia... Alberto Consiglio, che poi io dissi che non l'avrei fatto, ma lo avrei fatto soltanto se ne fosse fatto un lungometraggio che si allargasse un po' nel soggetto. E questo poi è un argomento che preferisco non parlarne, non perché appunto ci sono tante cose che non mi fanno... Vabbè, io ti ho provocato adesso invece... Anche perché scelsi regista, eccetera, eccetera, e quindi il cosiddetto neorealismo, queste sono tutte pallonate, tutte puttanate. Prima di tutti, il neorealismo erano anni che esisteva, non c'era bisogno che nascesse né dalla buonanima di Rossellini né da quella di De Sica. Cioè, il neorealismo che consisteva? Di girare con pochi soldi anziché in teatri di Cinecittà dal vero, che l'avevano fatto tutti. Per esempio, l'ultima carrozzella, io ho girato nelle stesse stalle dove io anni prima ho lavorato come vetturino, non solo, ma mi serviva anche dello stesso spolverino col quale facevo questo mestiere nel 1925, quando presi la patente da vetturino, perché c'era l'anno santo. Io sono nato il 5, quindi nel 25 c'era il famoso anno santo, ed io, che avevo fatto 100 mestieri, e cioè il portiere, il cameriere, il postino, il tramviere, il vetturino, cose che avevo fatto, e che quindi quando ho fatto l'ultima carrozzella c'erano, e ho messo tutte queste figure vere, la maggior parte che erano amici miei, gente del posto, quindi disertavamo Cinecittà. Questo si chiama neorealismo, ma non eravamo neanche noi i primi, forse l'avevano fatto i comici americani, a cominciare da Charlot, quando girava per le strade. Mi spiego, non so in che cosa consiste il neorealismo. Beh, è una definizione che... Sì, un po' così generica, insomma. Vabbè, lasciamo stare.